Crocosmilace nasce dalla voglia di ambedue, mia e della mia compagna, di abbandonare la vita cittadina. Si voleva iniziare a produrre zafferano e quindi ci siamo rifatti al mito greco. Lo zafferano viene coltivato in Italia dal 960 d.C. San Gimignano è uno dei tre poli che sono sopravvissuti all'abbandono delle campagne, all'industrializzazione. Lo zafferano è un antidolorifico naturale, ha vitamine A, C, E che in altre sostanze, tipo le carote, cioè in un grammo di zafferano c'è vitamina A, C, E quante ce n'è in 8 kg di carote. Abbiamo ritrovato dei documenti medievali dove parlavano di un medicamento che veniva usato per lenire la dentizione dei bambini. Era un miele aromatizzato allo zafferano ed è nato questo prodotto. Da lì poi sono nati tutti gli altri. Si cerca di veicolare il gusto dello zafferano in maniere e in forme che la maggior parte della gente non si aspetta. La filosofia è quella lì, che tutto quello che fa bene è anche, secondo noi, è anche buono. Quindi perché non abbinarlo a delle cose che sono anche gradevoli da mangiare, e quindi veicolare proprietà officinali all'interno di un piatto, di un prodotto.